Salve a tutti. Allora, oggi andiamo a vedere come monterò. Finalmente mi è arrivato la chiave per montare l'obiettivo del grande formato sulla piastra e quindi oggi potrò montare finalmente il mio obiettivo, che nello specifico è un 90 mm Fujinon, questo qua praticamente. Il 90 mm è questo. Questo qua, 90 mm F56 Fujinon. Diametro della lente frontale è 1,82. Questa sarà la lente frontale, questo è l'otturatore di tipo Copal e questa è la lente posteriore. Più o meno, come vedete, gli altri obiettivi sono fatti più o meno nello stesso modo, salvo che qualcuno, ovviamente i tele sono un po' più piccoli, i normali o i tele, e mentre i grandangoli sono molto grandi nel medio formato. Questo è nello specifico è un medio formato che può coprire fino al 5x7, quindi io lo userò sul 4x5, come ho detto nel precedente blog. Andrà bene perché mi coprirà tutta la diagonale della pellicola. Il suo peso sono 605 grammi. Qui c'è qualche altra. L'apertura minima è 64. E sul mio Copal Zero, e l'apertura massima sarà F56. Questa leva che vedete qui è la leva che permetterà l'apertura dell'obiettivo per regolare la messa a fuoco e per poter comporre. Queste sono le ghiere dei diaframmi, e qui in mezzo c'è la ghiera dei tempi. Qui si aggancia lo scatto flessibile per lo scatto. E niente, adesso montiamolo. Bene, finalmente oggi è arrivata qui questa è la chiave per montare l'obiettivo, questo sulla nostra piastra, questa qui. Ora, allora, le piastre, come abbiamo detto, hanno delle misure che vanno a seconda dell'otturatore, quindi questo è l'obiettivo. L'obiettivo, questa è la lente frontale, questo è l'otturatore. Aspetta, vediamo se si vede in qualche modo. Questo, allora, lente frontale, otturatore e lente posteriore. Abbiamo bisogno della relativa piastra, in questo caso l'otturatore è un Copal Zero, quindi abbiamo bisogno di una piastra Copal Zero che è questa qui. Questa è una piastra di tipo Linof, adatta quindi alla mia macchina. Esistono altre piastre, queste per esempio sono le piastre di tipo Toyo, più squadrate e leggermente più grandi. Queste sono tutte adatte per le macchine folding. La chiave ci servirà per stringerla. Questa, per esempio, è per l'otturatore Copal 1, quindi con il buco leggermente più grande di piastra. Andiamo a vedere. Mentre noi avremo bisogno di quella Copal 0, che è questa con il foro leggermente più piccolo. Esiste anche un'altra versione con il foro ancora più grande, che è il Copal 3. Ok, allora procediamo al montaggio dell'obiettivo. Poi l'obiettivo rimarrà sempre montato sulla piastra e mi porterò dietro fondamentalmente
la piastra con l'obiettivo montato. Allora, apriamo il tappo posteriore. Posizioniamo un attimo meglio la telecamera in modo che possa vedere un filo di più. Qui. Mettiamo da parte la lente posteriore, posizioniamolo. Allora, questa sarà la parte frontale del nostro otturatore. Togliamo la vite, l'anello che stringerò dopo. L'anello lo mettiamo in modo che la parte più liscia batterà sulla piastra in modo da fermarlo. E adesso con lo zero, questo lo infilerò nelle scanalature e a questo punto avviterò di nuovo la parte posteriore. Prima sostringerò la parte posteriore. E il tutto sarà montato sulla piastra. Finalmente lo abbiamo montato, ora non ci resterà che provarlo sul campo. Grazie, alla prossima.